Benvenuti in questo nuovo video. Oggi approfondiremo un argomento che abbiamo già trattato in un altro video, nel video della dispersione, cioè l'arcobaleno. Ora vedremo tutti i fenomeni associati all'arcobaleno più particolari. Ma prima, sigla! È dalla nascita dell'essere umano che l'arcobaleno viene studiato. Uno dei primi a dare una spiegazione scientifica abbastanza corretta del fenomeno fu Cartesio. Riuscì a capire che era dovuto anche al fenomeno della rifrazione e infatti lui fu proprio uno dei padri fondatori della rifrazione e si deve a lui la formula Snell-Cartesio. Snell la trovò indipendentemente da Cartesio, per questo prende il doppio nome. Aveva capito che c'era un arco primario che era il rosso e un arco secondario che era il blu. Immaginava che l'arco primario, cioè il rosso, venisse riflesso all'interno dell'acqua una sola volta e mentre il blu, che era l'arco secondario, venisse riflesso più volte all'interno dell'acqua. Aveva effettuato diversi studi con delle bacinelle di acqua e questa fu la sua conclusione. È a Newton che dobbiamo la divisione nei sette colori. Inizialmente Newton distinse 5 colori e non 7. Poi in un suo trattato successivo distinse 7 colori. In analogia con le 7 note musicali, fu grazie a Thomas Young che la luce fu trattata come un'onda e quindi anche il fenomeno ottico dell'arcobaleno fu trattato come un'onda. Infatti Newton dava una spiegazione al fenomeno dell'arcobaleno corpuscolare, che non riusciva a spiegare tutti i fenomeni associati all'arcobaleno che adesso vediamo. Prima di tutto, perché si forma l'arcobaleno? L'arcobaleno si forma perché la luce incide sulle goccioline di acqua, entrano, vengono fatte riflettere sulla parte opposta della gocciolina di acqua per poi uscire con un angolo di circa 42 gradi. Perché diversi colori? Perché la gocciolina di acqua riconosce ogni singola lunghezza d'onda di ogni singolo colore e devia ogni colore in maniera diversa. Il blu è il colore più deviato e il rosso è il colore meno deviato e infatti sono l'inizio e la fine dell'arcobaleno. È un fenomeno raro perché è un'illusione ottica dovuta alla posizione del sole e alla posizione delle goccioline. Infatti, per guardare l'arcobaleno bisogna guardare sempre nella cosiddetta posizione antisolare, che è la posizione infatti opposta al sole. Perché l'arcobaleno ha una forma semicircolare? Perché avvenga l'illusione ottica dell'arcobaleno è necessario che le goccioline di acqua, i nostri occhi e il sole siano in determinate posizioni. Le uniche posizioni che permettono l'arcobaleno sono quelle delle goccioline che si trovano lungo l'arco della circonferenza. Però perché un semicerchio? Solo perché siamo sulla Terra. Se siamo su un aereo, riusciamo a vedere l'arcobaleno circolare, perché allora tutte le goccioline che si trovano in cerchio riescono a permettere la formazione dell'arcobaleno. Un'altra cosa che genera il fatto che la posizione giusta dipenda da osservatore, gocciolina di acqua e sole, è che anche se nella stessa città tutti stiamo guardando l'arcobaleno, ognuno di noi sta vedendo un arcobaleno diverso. Ogni arcobaleno è unico per ogni singolo osservatore e si crea solo per noi, tra virgolette, perché un'illusione ottica non si sta creando davvero nel cielo. Esistono diversi tipi di arcobaleno. Esistono i casi in cui ci sono due arcobaleni in uno, il cosiddetto doppio arcobaleno. Il doppio arcobaleno è un secondo arcobaleno che ha però gli stessi colori ma invertiti, cioè non ha prima rosso e poi alla fine il violetto, ma parte dal violetto per poi arrivare al rosso. Questo è dovuto a una doppia riflessione all'interno della gocciolina di acqua. Poi esiste il caso degli arcobaleni gemelli, cioè un unico arco di arcobaleno in cui però ne spunta un altro che ha gli stessi colori e non invertiti, a differenza dell'arco secondario. Perché succede? La resistenza dell'aria fa in modo tale che le goccioline di acqua si appiattiscano. Il fatto che le goccioline di acqua risultino appiattite più o meno
genera il fatto che nell'aria ci sono delle goccioline di dimensione diversa, sempre appiattive ma di dimensione diversa, che danno origine proprio a questo arco gemellare. Poi esistono i cosiddetti fog bow. Cosa sono? Sono degli arcobaleni, in genere bianchi, che si vedono di giorno e che sono dovuti alle goccioline di acqua disperse nella nebbia. Perché non è colorato? Poiché le goccioline di acqua sono molto molto piccole, non riescono a dividere la luce proveniente dal sole nei 7 colori dell'arcobaleno. Poi esistono anche i arcobaleni cosiddetti lunari, che sono bianchi o sono molto molto sbiaditi. Avviene nello stesso modo in cui avvengono i normali arcobaleni. La differenza è che la luce della luna, che ovviamente non è propria ma è riflessa, quindi non è potente quanto la luce del sole stessa, e quindi gli arcobaleni che si formano di notte non sono molto molto potenti e quindi a volte risultano sbiaditi o bianchi addirittura. Poi esistono gli arcobaleni monocromatici. Gli arcobaleni monocromatici sono quelli, per esempio, solo rossi, poiché avvengono solo o all'alba o al tramonto, proprio perché la luce dispersa nell'aria all'alba o al tramonto è più rossa o arancione, e quindi quello che entra all'interno delle goccioline non è la luce solare, ma è la luce già dispersa dall'atmosfera, già diffusa dall'atmosfera, e quindi è già colorata. E quindi non entrano tutti i colori, perché non entra la luce bianca, e quindi risultano essere monocromatici. Questo è tutto per oggi, mi raccomando, mettete mi piace, commentate. Noi ci vediamo ad un prossimo video.